Con il mister Aietti alla vigilia di Avellino Ascoli una, sarà una battaglia al partenio? Eh, sarebbe che sono tutte battaglie perché poi i punti contano molto eh, soprattutto per noi in questo momento è importante anche tornare a casa con un risultato positivo dopo la sconfitta di Brescia non possiamo più sbagliare prestazione. Eh, poi il risultato dipende da tanti episodi però questo non può valere sempre per gli altri insomma dobbiamo essere bravi a far girare la partita dalla nostra parte a mettere tutto quello che abbiamo dare il 110% perché ad oggi eh, il 100% non basta eh, la squadra in settimana lavora bene però poi dobbiamo, dobbiamo raccogliere eh, durante le gare perché poi non basta insomma fare, fare una buona settimana di lavoro perché poi quello che conta sono i punti settimanali e noi eh, anche se questa squadra comunque sì, a livello di prestazione ha sbagliato decisamente la partita di Brescia, per il resto eh, si può imputare poco. È normale che ci sono degli errori, è normale che eh, a volte si può fare anche di più, però tutti quanti stanno cercando di, di dare una mano per, eh, per, per migliorare questa situazione. Eh, però domani insomma, dobbiamo assolutamente tornare a casa con un risultato positivo. Eri uscito arrabbiato dopo la partita in casa col Perugia. Mh in sala stampa avevi detto che qualcosa che non, non ti era piaciuto. Come a Brescia hai accettato, hai accettato la partita. La, tra virgolette come è stato giocato. Però questa è una squadra che forse meriterebbe 4-5 punti in più in classifica. No, io non l'ho accettata, la... non so chi ve l'ha detto perché non ho parlato. Quindi non so come fa a avere questa sua eh, sensazione, ero molto più arrebato dopo Brescia che dopo Perugia, perché io eh, guardo più alla prestazione nostra, a quello che facciamo poi. Come ho detto anche dopo Perugia, il fischio arbitrale non dipende da noi. Eh, la prestazione dell'altro giorno dipende da noi e lì ci dobbiamo lavorare e dobbiamo fare meglio. Quindi eh, ero molto più arrabbiato dopo Brescia, ma non è che devo venirla a dire a voi, insomma, o alla stampa. Eh, io credo che con la squadra ho un rapporto schietto, sincero: eh, quello che devo dire ai ragazzi, glielo dico. Eh, non è che devo venire a fare sparate sui giornali o. Io la squadra la difenderò sempre pubblicamente perché comunque sono dei ragazzi che hanno dei valori, cercano di mettercela tutta. Nel calcio ci sta di sbagliare una partita, abbiamo visto anche squadre più forti di noi prendere delle bambole. È normale che noi che abbiamo comunque un livello tecnico non elevatissimo non ci possiamo permettere di, di sbagliare l'atteggiamento. È successo a Brescia e credo che comunque sia, questo sia anche una lezione, i ragazzi non devono più... Uh, avere questo tipo di atteggiamento e sbagliare la partita sotto quell'aspetto lì l'atteggiamento non si può sbagliare tutto il resto sì è contento dei lavori dello stadio quindi la squadra ritornerà al Del Duca in pianta stabile è molto utile anche perché i tifosi vi daranno un grande aiuto ma eh, sì, ora noi giochiamo di nuovo fuori eh, questo tour de forza sia fisico che mentale prosegue perché comunque come ho detto abbiamo giocato solo in casa col Perugia e in casa tra virgolette perché erano porte chiuse, poi il resto abbiamo sempre viaggiato e quindi anche la nostra classifica va vista ma non va guardata, ecco, non va guardata perché può essere meno pesante di, di quella che è realmente, però poi dopo in casa dobbiamo sfruttare e fare dei punti e per questo saranno fondamentali i tifosi, sarà fondamentale chiaramente l'aiuto che ci darà la società anche ad avere i tifosi. Eh, la curva che, che si sta praticamente costruendo dietro la porta potrebbe essere un vantaggio importante perché avere i tifosi lì rispetto magari ad averli dietro la pista. Penso che, che si senta di più, però poi toccherà sempre comunque a noi portare a casa dei risultati.